conferenza di presentazione per i festeggiamenti legati alla patrona di Civitavecchia Santa Fermina e al Palio Marinaro. Ne parliamo con il presidente dell'associazione Mare Nostrum, Sandro Calderai. Ormai ha un po' un programma abbastanza consolidato, anche se tutti gli anni inseriamo qualche novità. In ogni caso si inizia il 14, quindi sabato prossimo, con la cerimonia di benedizione, poi di inaugurazione e quindi con le gare della categoria junior, quindi sul progetto del canottaggio contro l'abbandono sportivo per gocce. Intermezzata a queste gare ci sarà anche una dimostrazione delle Andos con il Dragon Boat, che come sapete è una disciplina nata per il recupero psicofisico delle donne operate di tumore al seno. E durante appunto anche la cerimonia di inaugurazione ci sarà una bellissima episodio dove ci sarà il lancio di palloni e di fiori proprio per ricordare chi purtroppo non ce l'ha fatta. E le gare poi continueranno il giorno 15 con la categoria senior. E qui sia maschile che femminile. Io sono in rappresentanza dell'avvocato, il nostro presidente Vincenzo Cazzaglia, che spero riaveremo presto tra di noi. Non si può mancare a un evento come il Palio Marinaro che si ripete nella nostra città per ben due volte e ne dimostra l'importanza. Quest'anno in modo particolare con il coinvolgimento più diretto delle scuole assume una fisionomia ancora più importante, perché i giovani, se si abituano sin da più piccoli a conoscere la propria città, forse inizieranno ad amarla di più. Con piacere abbiamo seguito questa manifestazione, come del resto si fa tradizionalmente da sempre. Io in particolar modo, che ho scoperto da poco la bellezza di questo porto e la storia di questo porto, sono molto vicino agli organizzatori, agli atleti, ed è un modo per vivere il porto storico di Civitavecchia, che è un po' il centro di Civitavecchia, nella maniera migliore, in sicurezza, con l'amore per il mare. Quindi è una delle manifestazioni dove noi senz'altro saremo presenti, felici di esserci, e speriamo insomma che anche grazie al Palio Marinaro ci possa essere un recupero del porto storico di Civitavecchia, che è uno dei miei obiettivi per quanto possiamo fare noi.